Buongiorno, siamo a Vesio e partiamo per il passo Tremaccio, speriamo di non sbagliare come l'anno scorso. Sbaglieremo sicuramente. Satellitare. Di là dove fai guarda un po' che c'è la vini bruciati. Sì, il tempo è così, ma davano caldo becco. Il lago dovrebbe essere di là. Il lago è di là. Di là. Petty, com'è? Ci stiamo preparando? Stavo facendo colazione, Petty. Adesso faccio all'alto vedere. Ecco lo zio. Zio. È tirato su una balla lo zio, ma fa niente. Buongiorno. Speriamo che il GPS non c'è bandoni. Oggi facciamo 350 km per andare al Mottarone. Ecco. Sì. Va bene. Allora, siamo in partenza, partiamo da 660 metri, andiamo al Tremaccio, passo nota, croce di Dalvra, perfetto. Guardate, il tempo promette bene, come al solito fa niente, dai, non ce ne frega niente. Siamo un terzo della salita fatta, strada jeepabile, bella, io direi bella, e adesso va tutto bene, ci sale tranquillo, bello, peccato un po' di foschia, sennò ci sarebbe un panorama eccezionale, pieno di sentieri, secondo me qua è un parco giochi di mountain bike, guarda lì che sentierini che ci sono. Vabbè, ci tende ancora più di un'ora e mezza comodi di salita per arrivare in cima. Allora, i primi 6 km diciamo sono belli pedalabili, dal 6° chilometro inizia veramente quello più dura. Poi il fondo, dove ci sono i tratti come questo qua, è duro, cioè scappa la ruota, ma impegnativo, sta diventando impegnativo. D'altronde si sapeva, prima o poi, aspetta com'è, sì, zio, però zio c'è dietro la borraccia, guardate, la borraccia lì, c'è il cazzo all'obbligo. Pillo sgomma in salita, visto? E a potenza! Cioè, veramente, potenza lì. Sì, è un grande, non diciamo cosa, ma è un grande. Cominciano le prime gallerie scavate del sasso. Sarà abbastanza. Le troveremo sovente, guarda che bello, ma che bello. Bellissimo ragazzi, guardate che roba. Siamo saliti da là, attraverso là, arriviamo da dietro, guardate che roba, fantastico.
fa quasi il 9° chilometro, spiana leggermente perché abbiamo fatto un pezzo veramente impegnativo. Siamo passati nelle prime gallerie, strada veramente bella. Te ne ha messa dentro di fette, però non sono stati in mangia. Questo qui è detto dopo la porchetta, quella povera porchetta sterminata. Guardate che grinta, che agilità! Quello dietro c'è agilità, voi due mica tanto, Che dire, ci sono dei passaggi bellissimi, la strada militare, cioè veramente adesso siamo in leggera discesa, uno dei pochi tratti che abbiamo trovato dove rallentiamo, questo è quello che c'è alla nostra sinistra. Without a map, you got to soldier on. You got to soldier on. Guardate che spettacolo, veramente spettacolo. Peccato la giornata non tanto serena, ma veramente bellissimo. Keep perspective, pretend that every thing's over.
scollinato e magicamente abbiamo trovato magicamente testa di cane, guarda qua, loro mi fanno restare il cane da dalla stazione. Ecco il Bavoso che mangia. Ma che piattino. Io sono dietro. Allora, 19 km di salita. Una bella salitella. Bello, veramente è stato un bel piattino, ma non troppo. A fare, sì. Con i nostri rini l'abbiamo fatto. Sì, molto. Adesso scendiamo. Diciamo che i veri campioni sono questi qua. Oggi 4,5 di media. Morsicalo. È impegnativa, nel senso che il davanti è instabile, affonda nella ghiaia e molto probabilmente tanto piano, come stiamo facendo vedere, si subisce di più la discesa. Non si può stare, non c'è non niente. Non si riesce, è più forte di noi. Stavolta non sono l'ultimo dietro e vabbè. Siete la allora, la biscia. Giro del 3 marzo. Praticamente bel giro. C'è una salita e una discesa, no? E salita lunghissima. No, c'è una salita, mezza discesa e un po' ancora di salita. Sì. Fortunatamente ci sono tre rifugi, acqua zero, lo consigliamo a tutti, grandissimo, bel giro, bello anello, attenzione alla discesa, perché farsi male ci vuole un attimo, è una di quelle discese dove non si tiene niente, la bici va dove vuole, quindi è ghiaia. Allora, i cinghio salutano, ciao, alla prossima. Ciao.